Buonasera e ben ritrovati per un nuovo appuntamento con il notiziario Spazio Professioni. Inaugurata la nuova serie di Conf a Roma. L'Open Day ha raccolto rappresentanti delle professioni e della politica per un momento di confronto aperto su legge di stabilità, Jobs Act e ruolo dei professionisti nella società. Alla giornata di inaugurazioni sono intervenuti anche Pierpaolo Baretta, sottosegretario al ministero dell'Economia, e Cesare Damiano, presidente della commissione lavoro delle Camere. Sentiamo le interviste che abbiamo raccolto. Nel l'occasione. Ecco questa Open Day è diciamo un po' un'innovazione, una novità, anziché fare la solita inaugurazione a brindisi e basta abbiamo voluto arricchire i contenuti aprendoci alla cultura, ho visto che il governo finalmente ha dato spazio a questo aspetto importante del nostro paese per la ricchezza di monumenti e di opere d'arte che ci sono ma la, la, la cultura è fatta anche di molte sfaccettature molto vicine alle attività professionali e quindi ci facciamo avvalere di artisti di scrittori, di persone che arricchiscono la presenza qui oggi con una mostra fotografica importante che poi espone al Maxi di Roma. E quindi abbiamo voluto aprirci alla cultura e anche aprire un dibattito aperto nel quale i professionisti sono parte integrante per il futuro del Paese. C'è stata una soddisfazione generale per i provvedimenti eh, presentati, soprattutto per le professioni. C'è un punto specifico che è stato posto, che è quello della possibilità per i professionisti di accedere ai fondi europei. Sediamoci attorno a un tavolo e vediamo se ci sono le condizioni. Di come sindacato, stiamo eh, preparando una lettera. Eh, diciamo, da inviare a Renzi e al Ministro dell'Economia proprio per sollecitare degli interventi in questa direzione perché purtroppo la libera professione soprattutto quella collegata all'edilizia, quindi ingegneri e architetti che noi rappresentiamo sta vivendo un momento drammatico. Ormai sono eh, da almeno 4-5 anni che è in eh, crisi costante, quindi diciamo, credo che anche i liberi professionisti meritano la giusta attenzione. Credo che in questo momento di così grande crisi strutturale la cosa importante sarebbe finalmente fare chiarezza di che cosa è il libero professionista e qual è l'ambito di lavoro del libero professionista, parliamo dell'ingegnere, dell'architetto a partita IVA che deve essere chiaro qual è il suo compito e non si deve viaggiare sempre su un'indeterminazione per cui la libera professione la fanno anche i docenti e la fanno anche i dipendenti e quindi ovviamente chi ha, fa poi la libera professione come secondo o terzo lavoro lo fa facendo una concorrenza assolutamente sleale e naturalmente portando via ampie fette di mercato a noi che invece Ogni matita, ogni foglio che spostiamo sulla scrivania ha un costo. Noi riteniamo che la figura del commercialista sia determinante per lo sviluppo del Paese, al servizio del Paese, della collettività e questo ruolo purtroppo ad oggi non ci è stato riconosciuto. Nella stessa occasione si è parlato anche del DDL concorrenza, sentiamo su questo tema la voce dei notai con il commento di Carmelo Di Marco, Presidente della Federazione. Allora, in questo momento ci sono ancora alcune norme nel disegno di legge che riguardano specificamente le attività professionali e quella notarile in particolare. L'attenzione è concentrata su due norme in particolare, quella che dovrebbe ridisegnare la distribuzione sul territorio delle sedi notarili e il numero dei notai. Il disegno di legge prevede l'eliminazione di qualunque parametro di carattere socioeconomico, per cui c'è il rischio che vengano determinate le sedi soltanto in rapporto al numero della popolazione esistente in Italia. In realtà il territorio è molto disomogeneo, ci sono realtà dove l'economia è molto più dinamica e realtà dove invece è più ristagnante e quindi un criterio di carattere socio-economico relativo al volume degli affari e al numero di imprese presenti in ciascun territorio a nostro avviso non potrebbe essere eh, eliminato. L'altra norma che è tuttora oggetto di analisi presso il Senato invece è quella che riguarda la possibilità di iscrivere nel registro delle imprese le società a responsabilità limitata semplificate senza l'intervento del notaio e quindi senza un controllo di legalità. Questo a nostro avviso determina dei grossi pericoli per il sistema perché significherebbe inserire nel registro delle imprese società rispetto alle quali non è stato fatto nessun controllo né sulla identità dei soci né sulla liceità dell'oggetto sociale né sulla regolarità dei flussi finanziari. E Torniamo ora ad occuparci del Jobs Act. A sette mesi dall'approvazione è finalmente possibile fare un primo bilancio sull'attuazione del pacchetto di norme previste dal governo Renzi. Sentiamo l'intervista a Cesare Damiano, presidente commissione lavoro alla Camera, che abbiamo incontrato all'inaugurazione della nuova sede di Conf professioni. Beh, una prima stima si può fare, sono passati sette mesi da quando, il 7 marzo, è stata pubblicata la legge sulla Gazzetta Ufficiale. Diciamo che eh, per quanto riguarda il lavoro a tempo indeterminato, il cosiddetto nuovo contratto telecrescenti, il saldo, secondo l'Istat, tra le persone che sono state assunte con quella tipologia e i licenziati, sempre col contratto a tempo indeterminato, c'è un saldo di 90.000 persone in più. Non è eccezionale ma è un indicatore. In secondo luogo bisogna dire che verranno utilizzate tutte le risorse previste per circa un milione di occupati con quel contratto. Una parte è costituita da lavoro aggiuntivo, nuovi occupati, e un'altra parte robusta è costituita da contratti già esistenti che vengono convertiti al lavoro progetto ad esempio o a termine a tempo indeterminato. Quindi il bilancio è tutto sommato positivo ma è legato agli incentivi. Diciamo questi incentivi in realtà drogano un po' i risultati? Beh gli incentivi drogano il risultato sicuramente ma al tempo stesso affermano un principio che secondo me dovrebbe essere strutturale, vale a dire... Che il contratto a tempo indeterminato dovrebbe costare meno del contratto flessibile. E parliamo ora di dissesto idrogeologico: continuano studio e ricerca sul tema da parte della categoria dei geologi con l'aiuto e il sostegno di COF professioni. Ce ne ha parlato Guglielmo Emanuele, presidente di SINGIOP. La COF professione è sensibilissima in tal senso, tanto da aver approvato il nostro progetto presentato alla giunta esecutiva di COFA Professioni per una, una commissione permanente per le linee guida, linee guida sul disastro geologico totalmente diverse da quelle che in effetti hanno il sapore squisitamente solamente tecnico, ma vengono coinvolte tutte le sigle sindacali presenti perché faremo capire qual è l'interesse della società, della confederazione ad occuparsi culturalmente di, una, di un problema che in effetti investe l'umanità intera. Presentata a Roma lo scorso 27 di ottobre presso l'auditorium della Cassa di Previdenza dei Geometri l'annuale indagine sui libri professionisti condotta da Censis in collaborazione con ADEP dal titolo Le professioni in Italia una ricchezza per l'Europa. Dal rapporto emerge l'esistenza di una doppia realtà per quanto riguarda il mondo dei professionisti italiani. Da una parte ci sono gli over 55 che lavorano principalmente nell'ambito cittadino o regionale, usano poco le tecnologie della comunicazione e pur accusando un calo del fatturato riescono a trovare strategie che ampliano il bacino di potenziali clienti. Dall'altro ci sono i professionisti under 40 che sono più proiettati verso una dimensione europea, sfruttano internet per promuovere l'attività professionale, puntano a formarsi e specializzarsi per essere competitivi ma nonostante tutto hanno un giro d'affari ridotto rispetto ai colleghi più anziani. La Commissione dell'Unione Europea intende migliorare le opportunità di mobilità trasfrontaliera per le imprese e i liberi professionisti. L'impegno è stato assunto da Bruxelles nel contesto della nuova strategia per il mercato interno dei beni e dei servizi approvata giovedì 29 ottobre dal Collegio dei Commissari. La Commissione Europea si impegna a potenziare il riconoscimento delle qualifiche professionali e a facilitare l'erogazione a livello transfrontaliero di servizi alle imprese, servizi nel settore delle costruzioni e altri i servizi che generano crescita economica. Nelle intenzioni della Commissione tale azioni considerate nel loro insieme agevoleranno l'accesso di imprese e libri professionisti a nuovi mercati permettendo loro di crescere e di trasformarsi da piccoli operatori nazionali in grandi attori europei. E questa era la nostra ultima notizia, grazie per essere stati con noi, appuntamento alla prossima edizione. Ret Economy, la nuova visione dell'economia.